Grande richiesta, vi apro un Mediacom, così vi faccio vedere, ups, non facciamo vedere troppe cose, che cosa c'è dentro. Scheda madre, dov'è la scheda madre? Eccola, vi faccio vedere comparato con cosa posso compararvelo? Con un disco fisso. Mi dai un disco fisso? Guardate, questo è un disco fisso portatile e guardate la scheda madre. Ah, è più piccola. Potrebbe essere. Forse è stato concepito con la stessa grandezza. Questo computer potrebbe essere rimpicciolito alla grandezza di un disco esterno. È già stato guardato da qualcun altro. E adesso vedremo noi cosa. Questo è stato alimentato a 19 volt al posto che 5 volt. Fate conto, fate conto. E immaginatevi cosa può essere successo. Andiamo a aprire. Troviamo di interessante qua dentro. Che troviamo di interessante? Questo lato poco. Ecco il raffreddamento del processore. È pazzesca sta scheda madre. Ecco la mega scheda madre Mediacom. Ve la rifaccio vedere ancora sul disco fisso. È grande uguale. È grande un disco fisso. Da 2,5. Cioè sta nel palmo della mano. Un cellulare. Ok, andiamo. Ho messo 200 mAh. So già che cosa succede perché il suo alimentatore va in protezione. Ecco qua, le scintille. Sentite? Voilà. Si sente puzza di bruciato. Già con 400 mAh sento odore di bruciato dalla scheda madre. Un mega corto diretto tra positivo e negativo. Stacchiamo, si sente odore di bruciato. Sembrerebbe un cortocircuito fra substrati. Potrebbe essersi. Andiamo a vedere con la termocamera. Ok. Ora è spento, andiamo ad alimentare. No, si vedono due punti caldi, no, sono dei riflessi. Si vede un po' qualcosa qui, ma forse è un riflesso anche quello. Sì, sono riflessi. Praticamente, qua si vede qualcosa di un po' caldo, si sta scaldando il PCB in questa zona. A parte quello si vede forse qua, c'è qualcosina qui, probabilmente questo coso, qualunque cosa sia. Eccolo qua, sembrerebbe decisamente caldo.
Andiamo a vedere che cos'è, anche questo c'è un punto caldo. Qui che sembrerebbe sempre la stessa cosa simile. Ok, ecco qua. Lui è decisamente caldo, lo andiamo a togliere. E magari andiamo a togliere anche quello dall'altra parte che... Qua c'è l'altro, che è la stessa roba forse. Voilà, e anche lui stessa cosa. Comunque andiamo a toglierne magari prima uno e vediamo se il corto si rilascia, dubito, perché mi sembra che si scaldi questa zona qui della scheda. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Eccolo qui. Andiamo a vedere, non sarà cambiato niente. Adesso raffreddiamolo un po'. Andiamo a accendere. È uguale. Andiamo a togliere anche l'altro. Ok, l'andamento adesso è diverso. Vedete, c'è un aumento di assorbimento ed è la CPU che si sta scaldando adesso. C'è un aumento, vedete? Il processore si scalda. Io farei un attimino. Ma la RAM dov'è questa? Ah, oh, accidenti, c'è gente. Vorrei troppo vedere l'accensione. Proviamo ancora un attimo, veloce. Proviamo a dargli corrente e vedere che succede. Senza dissipatore. Si è acceso la lucetta, eh? Pazzesco. Però non si vede nulla, giustamente. Però si è accesa la lucetta. Ok, ho attaccato la tastiera. Scusate le riprese, peggio del solito. Faccio un casino di roba staccata qui. Il leddino acceso, ora dovrebbe spegnersi se fa come prima. Spento. Proviamo a si accende pure. Con la batteria inserita c'è 1 ampere 8, 900 mAh. Comunque la lucetta si accende, quindi il computer è come se funzionasse. Andiamo a sostituire, anzi, andremo a cercare di scoprire cosa sono quei due integratini. Però c'è la possibilità che questo computer si riprenda. Pazzesco, non devo dire pazzesco. Ehi, che cazzo! Proviamo ad attaccare lo schermo esterno, giusto per toglierci un dubbio. Non penso cambi qualcosa, ma. Quindi andiamo a pluggare l'alimentazione. Adesso si è autoacceso, si è autospento. Schiacciamo il pulsante. Si è acceso. 0,86. Lo schermo esterno non dà segni di vita, ma ci sta. C'è qualcosa di simile, non ci dicono che cos'è, non si sa niente. Però. Ok. PWM boost DC-DC, battery, bla bla bla, 2,5 volt, 5,25, N-channel MOSFET, bella domanda, devono comprarli, non comprarli, il cliente vorrà pagare. Su un sito Russowsky ho trovato un bel prontuarietto con vari, e qua mi dà sto D6 e poi qua con le D6G e poi con i numeri variabili e ho anche un PDF. Diamo un'occhiata. 550 kHz, low ripple single step up converter, 5 volt 2,5 ampere, ed è lui, FP6715. E abbiamo il pinout. Ottimo.
application circuit. Faremo un test alla veloce, vedere se la massa si trova nel pin 2. Non male. E secondo me abbiamo scoperto qualcosina. Andiamo a vedere. Lo stesso. Sì, a occhio e croce il 2 è a massa. Quindi secondo me abbiamo trovato l'integrato. Dovremmo trovare qualcosa che ci assomiglia. Perché su quel sito internet che non è AliExpress vogliono venderne blocchi di 3000 alla volta. Noi ce ne serve due. Perlomeno uno per fare le prove. E cioè qua c'è proprio tutto vita, morte, miracoli. Russi, russi. Allora noi ce ne potremmo anche fregare, perché abbiamo l'input voltage, output voltage, l'enable, che non ci frega niente. Il feedback, devo vedere, ma penso che il feedback sia proprio solo per riuscire a autoregolarsi lui, quindi noi potremmo benissimo dare. Il problema è che non sappiamo sull'out che cosa sparargli, però potremmo benissimo ingettare direttamente la tensione che ci occorre. Andiamo a vedere innanzitutto sull'out se abbiamo che di non avere un corto sul 5. Se non abbiamo un corto possiamo fare dei tentativi di injection. Portiamo prima, che ne so, 2 volt, 2,5 su entrambi i chip e vediamo se a un certo punto riusciamo a accendere il computer. Allora andiamo a piazzare una massa da qualche parte. Accarezziamola bene, ecco la massa, ecco la massa. Andiamo a vedere sul 5. Siamo in modalità conduzione. Non abbiamo nulla, quindi c'è una buona possibilità. Tiriamo un paio di fili, uno qui e uno. Andiamo a vedere sull'altro. Non lo ricordo più dov'era, anche prima non lo trovavo. Dov'è? Qua c'è un condensatore staccato, ok, poi devo rimetterlo a posto. Qua vediamo un po' il 2, la massa dove si trova. Vediamo un po'. Questo è girato al contrario, quindi il 5 è qua ed è a posto. Andiamo a prendere uno di questi papacchiuzzi che potremmo mettere ovunque, quindi potrebbe anche risolverci i problemi, anche se non mi fiderei fino alla sostituzione. Comunque iniziamo a prendere uno di questi step down, lo alimenteremo a 5 volt e proviamo a regolarlo su 2 volt, 2 volt e mezzo e vediamo cosa succede. Per il momento iniziamo ad alimentare solo questo. Andiamo a aprire. Come si vede, proprio ridotto all'osso, c'è il trimmer di regolazione, tagliati proprio spezzati. Abbiamo in e out. In in prenderemo direttamente, come probabilmente era già prima, l'alimentazione direttamente. In questo caso la prendiamo direttamente anche da qua, tanto così facciamo fare lo stesso lavoro. Prendiamo 5 volt e poi lo reingettiamo nel pin 2, nel pin 5, scusate. Allora andiamo a dare un'occhiata a cosa abbiamo sul VIN, così non facciamo cavolate, visto che stiamo ancora ipotizzando, anche se sono abbastanza tranquillo di aver capito cosa sono questi. Solita alimentazione che salirà. Ok, andiamo a misurare tensione VIN. Abbiamo 5 volt precisi, perfetto, quindi sembra combaciare tutto. Ora dove prendiamo i 5 volt? Li prendiamo, vediamo innanzitutto se è in conduzione il pin del VIN con il power supply, con il pin centrale dell'alimentazione. Giustamente i 5 volt sono filtrati da questa induttanza,
e arrivano probabilmente da una parte un po' più stabilizzata, non arriva dall'alimentazione primaria qua. Quindi utilizzerei il 5 volte direttamente dall'induttanza per alimentare il circuitino, questo qui. Devo dare un'occhiata con l'oscilloscopio. Ma per il momento freghiamoci, ne mettiamo, alimentiamo il circuito direttamente da questa induttanza. Poi dobbiamo verificare anche di qua come se funziona alla stessa maniera, vediamo un po' se sono in comune. Praticamente le alimentazioni di entrambi gli integrati sono in comune, quindi possiamo direttamente portare poi dal nostro circuitino l'out, lo facciamo solo da qua praticamente, poi lo mandiamo, inoltriamo direttamente lì sul pin di output. Andiamo a saldare qualcosa. Ok, allora negativo e positivo attaccati al nostro step down. Questo step down gli diamo, aliment cioè diamo alimentazione al PC. Daremo adesso solo il positivo dall'out più ai nostri piedini per simulare questi integrati bruciati. Ecco, preparati i due fili. Andiamo ad alimentare, vediamo cosa salta fuori come corrente. Ok, qua ancora tutto a posto, non ci sono LED di funzionamento su questo, andiamo a misurare. E abbiamo un'uscita di 4, molto variabile, 4, molto stranamente variabile, che sarebbe semplicemente più stabile. Molto molto strana sta cosa. No, direi qualcosa non va bene, non va bene. Andiamo a misurare un attimo sul MOSFET. Siamo a posto 509, ma non siamo a posto come uscita di questo. È troppo, probabilmente 5 volte è troppo poco come tensione di alimentazione. Probabilmente parte da 12 a 24. Ok, ho collegato i due fili, ora veloce qua, gli darò il 3,3 volte dall'alimentatore secondario. E niente, tanto non vedo alternative. Daremo 3,3 volte perché questi piccoli step up, step down controller, converter, questi qua, hanno secondo le specifiche un'alimentazione da 2,5 a 5 volt, 5,5 volt, e l'uscita può essere da 2,5 a 5,5 volt, quindi non può essere 1,8. Ipotizzo vengono usati per fare una uscita a 3,3. Quindi spariamo 3,3 e vediamo un po'. Per il momento ho regolato a 3,13, cerco di portarlo a 3,2 e poi proviamo a accenderlo. Qua attaccato alla meno peggio, speriamo che non si sia mosso, speriamo. Proviamo a dare solo alla veloce, proprio un colpo rapido, vedere se qualcosa, sperando che la scheda video non schioppi senza dissipazione. Ok, circuitino di merda lì, botto selvaggio, assorbimento 0,76, 0,73. E niente sullo schermo, 04, 03, 0, si è spento, non è apparso niente di niente. Andiamo a controllare le tensioni, è giusto, è 3,3, proviamo ancora a riaccendere, se mai si accendesse, e non sembra accendersi. Proviamo a spegnere di nuovo. Potrei anche provare ad attaccare la batteria, ma ho paura che faccia il botto, perché non possiamo tenere sotto controllo gli accadimenti. Proviamo a mettere la batteria. Madonna mia, mi viene male solo pensarci. Vediamo se fa il botto. Estintore.
Non lo dimentico. Veramente inquietante. Tanto non arriva niente. Se lo spero. Qua c'è la carica batteria. Il LED si sarà spento, infatti andiamo a schiacciare il pulsante e si è riacceso. Ho visto lo schermo è retroilluminato, c'è un lampeggio, si è spento. Schiacciamo il pulsante, acceso. Assorbimento decisamente basso, prima era più alto. Attenzione, qua adesso è 2,8, quindi potrebbe essere questo il problema. Andiamo a spegnere comunque e riproviamo domani con l'alimentatore stabilizzato secondario. The next day. Ok, diamo un'occhiata all'induttanza, vedere quale dei due lati è quello stabile. Ripartendo da ieri, quindi sonda, massa. La massa non so dove prenderla. Dobbiamo tenere per buoni. Andiamo questo di qua. Oops. Ok, vediamo un altro. Andiamo a ingrandire i tempi. Qua a posto. E anche di qua, quindi è uguale da che lato prendiamo l'induttanza. È puramente un filtraggio. Andiamo a spegnere. Ok, ho dato un'occhiata. Allora, praticamente quando collego la batteria, l'assorbimento probabilmente aumenta e questo scende fino anche a 1 volt. Quindi andiamo a cercare un attimo i cavi di questo e andiamo direttamente da lì. One eternity later. Ci siamo finalmente. Sono dovuto ricostruirmi io un aggeggio perché un po' ballerino. Oh, speriamo che. Allora, 0, sì, 3,3 volt. Mi ho messo 1 ampere massimo. Sembra fino eccessivo. Facciamo così. Andiamo a dare il 3,3 volt direttamente ai famosi punti che ci interessano. Allora, prendo che non tocchi contro niente. Poi andiamo a aprire il computer, andiamo a misurare che ci sia 3,3. Assorbimento probabilmente è 0, perché la massa non è ancora connessa. Posso confermare col tester 3,34. Andiamo a aprire il mostriciattolo, andiamo a alimentare. Ora andiamo a dare l'alimentazione primaria. Il secondo alimentatore l'ho messo in comune sulla massa. Andiamo a vedere che succede. Plaggato. Lì c'è un assorbimento di 100 mA, qua 640, quindi sembra tutto nella norma. Luce blu. Adesso si dovrebbe spegnere, se come le altre volte. Ok, adesso dovremmo tentare la riaccensione, che non sta andando, come forse anche le altre volte. Andiamo a plaggare la batteria. Ok, batteria plaggata, l'assorbimento infatti è salito a 1 ampere. Schiaccio il pulsante di accensione, 1 ampere e mezzo. Vediamo lo schermo. Mediacom. E ora non rimane che cercare i famosi pipirini mille piedi. L'assorbimento è decisamente alto, è 0,5 ampere su 3,3 volte. Però sta caricando il sistema. Scusa? Ma io cancio ora questo. Infatti ho provato, ma non è niente. La SD card? Sì. Tutto qua. Ecco. Prossimo episodio tra 2 mesi. Anche 3. Da marzo, maggio. Vabbè. Boh, vediamo. Questo è il D6G.
dato per compatibile con tutta la serie di 6G, quindi ormai sono a posto, speriamo, speriamo. Compralo subito. Faccio una proposta, magari lo prendiamo scontato. voglio 3,50. Che tirchio. Come? Ah, la virgola, virgola. Siamo in Italia, virgola. Invia proposta.